Buona giornata, buona giornata! Ciao, Bentornati in diretta dal Palatacca. Ultimo appuntamento per noi oh, dal Palazzetto Tacca questa peccato. stagione, invece per le ragazze, penultima partita di campionato, ventunesima per esaltezza, decima di ritorno e qua al Palazzetto Tacca abbiamo ospiti la Cellini Padova. Yes. Andiamo subito a leggervi le formazioni. Lo leggi di là? No, volevo anche presentarle in uh, grafica, magari aspettiamo. Perché io vedo quello del Cassano nell'Heliofort. Allora leggiamo prima, leggiamo prima le giornate di campionato. Quindi no. abbiamo detto decima di ritorno che sì. vedrà scendere. Anzi, Giessis in campo, Ferrara e Mestrino, partita iniziata un'oretta fa, quindi probabilmente siamo già verso il finale alle 18 è iniziata Erice Mezzocorona e Teramo Tuscepato alle 18.30 come detto Casalmagnago Cellini Padova e Casal Grande Padana Pontinia alle 19 comincerà Brixen Yomi Salerno scontro al vertice poi andiamo velocemente a leggervi anche la classifica che vede la Yomi Salerno appunto a 37 punti eh. Pontinia 32, Erice 30, Brixen 29 Cellini Padova 25, Casano Magnago 22, Casagrande Padana 16 insieme al Ferrara. A 12 abbiamo Tuscepato, Mezzo Corona 11, Mestrino 6, Teramo 4. Le ultime 4 squadre eh, a, a fine regular season si affronteranno per la uh, pool retrocessione, mentre le prime 4 andranno a disputare le semifinali per uh, aggiudicarsi poi successivamente. Lo scudetto, questo Eccoci. era il programma della decima giornata e adesso andiamo velocemente con Cosa le vuoi? formazioni. Cassano e Lauci, no ti do, ti do la, la cellini Padova. Vuoi la cellini letta così? Andiamo velocemente a leggervi la... Rooster del Cellini Pado che schiererà con numero 3 Ivana Giocap col 4 Karel Giocap il capitano con numero 8 Bevelin Ghevarrua, con numero 13 Sofia Rodriguez con numero 14 Vanessa Giocap con 15 Martina Brock, col 17 Giorgia Meneghini col 19 Angela Prela col 20 Serena Ghevarrua, col 21 Ifeo Maokorie, con numero 22 Sonia Enabulele con numero 24 Viola Grazia Bozza con numero 25 Annabelle Ghevarrua con numero 26 Sara Rubi con numero 27 Micaela Agostina Barresi agli ordini di Sadi Aderramanna Cassano lo vedi anche là? Ferrazzi e Sofia lo vedi là no, oppure che cosa? Con numero 5 abbiamo per il Cassano yes, Sofia sir. Ferrazzi con numero 10 Gloria Montoli sì. con numero 11 Chiara Priolo con numero 17 Michela Cobianchi con numero 19 Giulia Gozzi con numero 27 Giulia Laita col 30 Sara Zanellini. Col 35. Eva Broggi, col 38 Asia Macchi, col 26 Lisa Ponti. Col 49 Alessia Zizzo con numero 55 Bianca Barboso. Barboso. Con numero 89. Giulia Milan con numero 92, Nila Bertolino con numero 95, Alice Milan con numero 98, Diletta Pedrazzi. Questo è il primo della squadra, ovviamente Salvatore Onelli ecco. in panchina per il Cassano Magnago e ultimi, non per importanza ma per elenco e referto, abbiamo la, ovviamente la coppia arbitrale che quest'oggi è rappresentata dai signori Rim e Ploteger. L'urlo che avete sentito era quello della scossa della... Michela, adesso abbiamo qua la, il rooster della Cellini Padova. Anche questa parte 0-0. Ultima partita in casa. Avevo letto l'articolo di, di Luoni che dava come una partita molto equilibrata, molto interessante, con tanti spunti. Sì, Vedremo poi... se il campo confermerà. Due squadre che sono abbastanza vicine in classifica, come avevo detto, Cellini, quinta a 25, Castano, sesta a 22. Sì, sì, società abbastanza sì, simili come sì. tipologia, Grande come politica, quindi grandi vivaie giovanili. Ovviamente sappiamo della Cellini, fucina di talenti, un paio di queste ragazze giocano anche sono nel giro della nazionale insieme anche alla nostra. Nila, che è stata convocata di recente, quindi sicuramente grandi talenti, magari giovani, no, non tanto esperti. Ma ormai calcano i campi di Serie 1 da due o tre stagioni, quindi un minimo di esperienza ce l'hanno anche loro, pur essendo tutte ragazze molto giovani. Quindi sarà una partita sicuramente divertente. Non c'è patema di risultato perché entrambe le squadre sono sicure dal punto di vista della pool e sono fuori yes. dal, 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 dal quarto posto, che quindi non c'è l'obbligo di ottenere un risultato ma c'è solo la volontà di vincere perché ci piace sempre vincere chiaro, quindi certo. siamo sicuri sfida. che sarà una partita aperta senza problemi le due squadre giocheranno per il semplice gusto di provare a vincere e divertirsi quindi ne uscirà sicuramente una partita speriamo gradevole e speriamo di raccontarvela al meglio assolutamente vedo che ci sono già degli esperimenti da parte dell'allenatore del Cassano tante giovincelle mi sembra come prima entrata in campo vedo una numero 11 che ho visto poche volte che è Chiara Priolo vediamo la solita Barbosu, Ferrazzi vedo non proprio mentre Michele Cobianchi è impegnata nel sistemare la porta la rete della porta e quindi vediamo come chiaro che eh, allenatore del Cassano Montoli vedo pivot Terza da sinistra, allenatore Cassano sta facendo dei bei esperimenti, vedremo appunto con... L'ho visto a poco, io... Chiara Priolo cosa mi dici Luca della eh, mancina, quindi sicuramente giocherà no. alla destra, intanto stanno sistemando... La, la rete, si sì, hanno rete. riscontrato gli arbitri dei possibili pertugi, sappiamo che la palla una volta entrata non deve avere la possibilità di uscire per dare l'illusione al gol ma avere la certezza. Ok, vediamo che questa parte è 0 a 0. Intanto vediamo per uh, i Celini Padova: abbiamo Martina Brock tra i pali. Posizione mm. centrale: vediamo Prela, eh, quindi 19, con il numero 27 il pivot Barresi. Sulla, Ui, su, sembra, sul no, lato no, destro: abbiamo dici, no. numero okay. 14, 14 Vanessa Jogap col 17 all'ala sì. Giorgia Meneghini. Okay. Poi mm -hmm. col numero 8 Alla sinistra eh, dovrebbe essere Ghevarrua, E Bevelin esatto, sì, immaginavo. E col numero 4 alla sinistra abbiamo Carella e Gioca, il capitano della formazione ospite. Parte col possesso palla il, il Padova, e quindi vediamo subito. Cassano risponde con Bertolino tra i pali, poi vediamo primo attacco, la disposizione in campo offensiva. Mm. Adesso come ho detto ho notato Ferrazzi, eh, Montoli, Barbosu e quindi poi dopo abbiamo detto il numero 11, adesso abbiamo scarica la palla, brava Michela che va a intercedere con a intercettare con la numero 14 giocatrice della Padova. Doppia della sua tirare, scarica e va all'incrocio, molto Primaretta bene. per Beveline, che va numero, rua, numero 8. 8 ha provato la difesa a saltare a muro ma Bevelin ha trovato lo spiraglio giusto palla all'incrocio dove Nila pur allungandosi non è riuscita ad arrivare Quindi, prima rete del match per gli ospiti del Cellini due giocatrici sui 9 metri che poi passa alla prima giocatrice che incrocia dietro arriva da lontano a rimorchio ecco anche qua la Ferrazzi e, ha provato uh, il tiro da subito. fuori ma tiro deviato poi gestito da Brock attenzione a Cellini che parte in contropiede con Pela che spinge la seconda fase eh... E ancora... Eh, ancora cerca di servire eh, il pivot, ripartiamo. Attenzione sì, intercettata, Si è vista subito, si è vista molto bello Ha capito tutto 14, Vanessa Gioca sì. ha intercettato il passaggio sulla ripartenza. L'ho visto anch'io. Arrivava da dietro, ovviamente la giocatrice del Cassano. Qui ha destinato la palla, non poteva vedere. Era, la, era il portiere che aveva la visuale e doveva cambiare sì, la direzione del passaggio. Chiaramente un errore a carico sì. di Nila, però sì. siamo sicuri che si farà perdonare nel Assolutamente. Corso del Cassano, come dicevamo, schiera Barboso centrale, Ferrazzi e Cobianchi terzini sulle ali. Come ho detto, appunto, Chiara Priolo a destra e Sara Zannellini a sinistra. Pivot, Gloria Montoli. Che infatti lì adesso. Cassano, alla ricerca del primo gol. Eccolo, qua che esce, Gloria per fare lo schema di preparazione, scarica a destra a Michela che a sua volta serve Barboso, Cambia direzione Michela ancora ala, pochissimo spazio decide di va Barboso, pivot, non riesce Montoli, perde Michela, c'è ripartiamo, vediamo deve passivo deve tirare Bianca, è l'ultimo passaggio deve tirare eh, non riesce, un non fallo, riesce quindi... ci sarà solo una Passa... chiede all'arbitro quanti passaggi deve ha dovrà so tirare deve lei solo tirare. lo fa e nel migliore modo è lui nel blocco di Bevelin e va a realizzare 2-1. Gli ha detto l'arbitro: Quanti ce ne ho? ha detto uno. Allora so cosa fare. Su e tira. Famoso schema 12 che è ciappa alla balla e tira. 2-1. 3 minuti del primo tempo. Vantaggio il Padova. Abbiamo visto delle belle azioni da parte del Padova. Abbiamo visto organizzate. Poi dopo un intercetto da parte numero 14 con palla aperta. Di Cassano. doppio pivot. Padova vediamo che risale, scala, ma tanta gente del Cassano lì, passa la palla, molto bene, due giocatrici del Padova nello stesso punto si aiutano, 3 a 1, Barbosu, scarica, fallo sulla Ferrazzi, Valimontoli, riparte il Cassano, 3 a 1, Bianchi a destra, vediamo un attimino, dice Montoli Ferrazzi molto larga, prende, prende molta rincorsa Barboso, cambia direzione, serve la sua ala. Molto, Ferrazzi ancora uno contro uno. buona passaggi, la difesa della, del Padova a 0 ma ponte a raddoppio asso, e poi molto si avvicina alla linea di tiro, rimane, la pivot a Montoli eh. se la perde. Ha provato, eh ma no. provato Barboso a scardinare con questo passaggio. Ma non ho ma... capito perché parlavo con l'arbitro invece eh. di pensare alla palla, ho <ride> capito che possa una... aver fatto il fallo. Sì, ma l'avversaria la, la, stava prendendo il pallone. Quindi bisogna un attimino essere più concentrati sulla possibilità di ritornare in possesso del pallone 3-1 da parte del Padova. Cassano deve alzare un po' l'intensità della difesa eh, peccato, molto bello ma e molto bello Nila, Nila. sul si primo palo con la su sua gamba sinistra tiene coperto il secondo palo ma poi con tutto il fianco copre il primo Barboso scarica Michela l'ala non c'è spazio, riparte bella parata ecco di Barboso. Nila sul tiro di Bevelin Rua. Guevarrua sporca un po' la sua media era un po' una posizione defilata, più, più ala che terzino per Bevelin numero 8 del Padova. Ferrazzi centrale, Cassano Deva deve accorciare distanze. Fissa ancora la Montoli, palla a terra, c'è più spazio? Eh sì, eh sì, molto bravo Barbosu. Parte da lontano, cambia direzione, diventa meno ha fintato lo scarico sul terzino sì. poi si è infilata tra secondo e terzo ha trovato il varco, per ora solo Bianca Barboso in due occasioni ha trovato sì. lo spazio per arrivare al tiro perché non abbiamo avuto neanche parate di blocco ma proprio no. non riusciamo a, no, a, ad arrivare a conclusione merito del, dell'ottima difesa in questi primi minuti sì. delle ospiti molto tenace, mani addosso poi non lasciano la possibilità alle giocatrici di continuare quindi bella, bella questa tecnica ovviamente dà dei vantaggi, vediamo adesso il Cassano ora il Cassano che deve difendere meglio per aiutare il proprio è, più... è molto ancora... brava però non... la palla torna in possesso dell'ala del sì. della Padova tiro ancora di Beveling Varu Parato da Nilas eppure la giocatrice avversaria è disturbata, poi la respinta viene raccolta da Careggioca che rimette in gioco le sue compagne Perse bene, la palla, la non riusciva a recuperare, era lontano da Michela, scarica bene. C'è Barboso in e ruba palla Barbos, Zanellini. Bellissimo Barboso che si è messo sulla diagonale in mezzo, ha obbligato il passaggio lento alla giocatrice del Padova che l'ha data nelle mani della seconda di sinistra del Cassano. Ba, 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 detto bene, Barboso ha disturbato sì. la prima linea di tiro, quella eh. immediata col centrale e poi Zanellini come certo. un falco è andato a rubare quella palla che arrivava troppo lenta verso il terzino destro. 50% Barboso, 50% Zanellini, questo recupero palla, molto bene. Ora Cassano deve cercare la rete del momentaneo pareggio. Lo fa Bianchi che sorprende la difesa. Tira sì, sul primo passo. Tre pari. Attenzione perché siamo già da parte eh, opposta. Persa, la rinza. molto palo, bravo. Molto bello il tiro lì. del numero 8, ospite. Molto bello questo superamento sinistro. poi è riuscito subito col piede sinistro a darsi la spinta per riprendere la dizionalità verso la porta. Ha infilato l'incrocio dei pali. Molto, molto bello tecnicamente questo tiro. 4-3 Padova, bei gesti tecnici, Barboso sinistra, adesso Ferrazzi centrale, ecco che esce Montoli, solito schema di partenza, schiaccia la palla a terra, lei diretta non la dà la palla, eh sì. ecco eh, ha dovuto scaricare, ma molle, lontano, si deve ripartire, deve ricominciare sì. da campo. Barboso ancora minaccia, ah, peccato eh, che ha scaricato, eh sì. rigore, bravissima la destra Carabirolo. del Cassano che senza. Senza praticamente uh, angolo a tipo Saitta da Angolo Mordo va a impattare sulla, sul corpo della ultima di sinistra della Padova e ovviamente questo disturba. Vediamo la Michelina Panion e segna è stato bello anche il gesto di Priolo che è andato a dare 5 al primo difensore che la guardava sconsolato per dire. Mm. Hai rubato tra virgolette, un centimetro con mestiere, giovanissimo. Beh, fiolo, sì. Ma andata a cercare, claro. era molto angolo, molto chiuso. Andata eh, più a cercare il contatto valvole, che non certo. cercare di tirare. A un certo punto, se è sulla mia traiettoria, non è che mi sposto, eh. cioè, ci vado contro, e quindi poi dirà l'arbitro: ho una possibilità di segnare, ma la che va alla rischio anche di prendere il rigore. Molto bravo il centrale, scarica l'ala, non c'è più spazio. Minaccia bene, scarica ancora sul centrale, molto mobile. Sfondamento: sfondamento c'è la pittica Barbosu. Che lì non molla, non tiene giù le mani, porta in avanti lo sterno E viene impattata dalla numero 10 della Padova, che ovviamente non può evitare lo sfondo. Anche questo di mestiere Barbosu, che no, un buon passo, e svela non, non ha avuto il tempo mani. di reazione, soprattutto esatto. senza mani. Perché se tu metti le mani addosso l'arbitro dei dubbi, ma se tu tieni le mani basse e ti arriva contro, è certamente sfondo. Molto bravo Barboso. Quattro pari. Michelina, Ferrazzi, che scarica ancora su Michela. Barboso c'è un po' più di spazio, riesce a liberare l'ala. Andiamo a cercare, vediamo Michela se minaccia. Ah, la da Paradiso questa volta. Sì. Attenzione al contropiede che ha dimostrato di essere efficace. Eh, allora, brava, brava. Per brava per Rattan, molto brava. Eh, la sì. giocatrice della Padova che libera in mezzo, due giocatrici del Cassano. La sua compagna che riesce a infilarsi a quel punto non è più recuperabile. solo davanti al portiere, segna 5-4 per Padova. Bel gesto. proprio tecnici. lei aveva rubato palla in difesa e sì. poi è andata a finalizzare con la collaborazione. Sì. Ha chiamato della il passaggio. Si è infilata in mezzo ai due a Cassano che invece di chiudere l'ha lasciata passare. ha da dire qualcosa ai suoi compagni. Vediamo se organizza qualche numerello. Adesso va, va dietro là, sì. Ancora non c'è spazio. a sorprendere tutti, aveva rubato il tempo al difensore. Sì, a anche difensore. Il difensore. Ma Martina Brocchi ci ha messo una pezza. Esatto. 5-4 a Padova. Il scarica pivot libera l'ala e se n'è andata. Sì. Eh ma para Mila ma... Brava. Su Meneghini. Devo dire che l'ultima giocatrice sinistra del Cassano era un po' a farfalle perché <ride> era andata via ma poi non è neanche rientrata. Ha permesso al pivot di scaricare all'ala senza che ci fosse nessuno. Sì, c'è stato lo spostamento del pivot all'ultimo momento che ha creato situazioni di 3 contro 2. Poi non ne approfitta Meneghini, o quantomeno brava Bertolino ancora una volta a neutralizzare il tiro dall'ala. Sì. Era un buon attimo. Non, non riesce però. a scaricare Ferrazzi eh, ancora palla, brutti passaggi. Però lotta, la, controlla la, Ferrazzi, la controlla Ferrazzi la controlla Ferrazzi. Brava, tiene la posizione, va che va. No, un attimo, ci pensiamo su, non avevano, del gioco non, non avevano ripreso il gioco, si deve ripetere, non c'era neanche la distanza della difesa dai, dai canonici 3 metri dai 9 metri. Quindi gli arbitri fanno ripetere Barbosu si è correttamente fermato. Doppio pivo e Cassano. Ci cioè sarà più spazio per terzine, la Michela incrocia ma. Ancora no. nota Brock. Ah. Ha intercettato la palla, ha cercato il secondo palo però la palla è uscita a mezza altezza e sì, Brock eh, ha, ha allungato a... la manona sì, e neutralizza. Portarla fuori dallo specchio della porta 5-4 Padron con possibilità del 6-4 all'11.30, primo tempo. Eh, abbiamo detto partita senza troppe preoccupazioni, problemi, quindi le, le squadre si sono affrontate ben certo. aperto fin dal primo istante, per ora partita gradevolissima. Piace il centrale della Padova Angela Preia, molto mobile, mi ricorda la Babbo. In certi momenti il quarto scarica, no, non riesce, ma il pivot recupera dalla spazzatura, ma c'era fallo prima sulla compagna. Molto bravo il sì. pivot della Padova che era molto attento a vedere se gli arrivava quella palla. Era risalita, gioca dall'ala, poi eh. su fallo era riuscita a scaricare a Barresi, che però è stata fermata dall'arbitro. Poi Brava. anche adesso riesce a gestire Ariscia una palla non semplice, però Primo passaggio, gli scappa in alto, la riprende, ma non solo Tira palo. È riuscita comunque a trovare la coordinazione sì, con la palla a tirare, poi un po' di sfortuna perché. Bertolino in questo caso era battuta, ma la palla si stampa sul palo. Anche perché non aveva molta direzionalità, molta possibilità di caricare. Perché praticamente la ripresa al volo aveva solo un movimento. Adesso Ferrazzi, Michela, Barboso a destra stavolta, vediamo se scarica. Eccolo lì, Michela. Per eh, gli, dà, gli dà più angolo, eh, ma sì, non però... la prende. Montoli diciamo disturba Brava. Attenzione al contropiede. Ha cercato il secondo Palo Piolo, ma Martina ma Bocca ha intuito. Poi palla persa, quindi sarà rimessa laterale per sì. Cassano. Palla Uno persa per tutta del seconda la seconda fase sì. Padova. Eh sì, esce la numero 11, direi eh che sì. ha fatto tre tiri, ma solo un rigore e poi non ha avuto successo. Entra qualche. Poi però entra Zizzo alla sinistra, quindi Zanellini si sposta a destra. Questo dovrebbe essere l'aggiustamento tattico per Coccionelli. Mentre diamo movimento anche sulla panchina di Ade, Ade Ramman. Ce la farò, non è semplice, eh. perdonatemi. Ma... Non danno fallo su Barboso, perde palla e c'ha tanto spazio. E... No, da tutto buono per il Cassano, la ragazza del Padova cercava il fallo. Vediamo se si libera Ferrazzi, c'è un chilometro quadrato e si fa parare. Molto brave direi 4-5 parate significative del portiere del Padova. Sì, Ferrazzi sì. grave errore, aveva tanto errore spazio perché è entrata sola sui 6 metri, tutto lo spazio a disposizione. Ma Martina Brock neutralizza anche questo. Martina Brock molto siamo al 56% di parate fino a questo momento. Poi le ultime tre consecutive hanno impedito a Cassano di raggiungere il pareggio. Ora prova da fuori, sì. Numero 14. Vanessa, ma gioca. Ma non, ma non lo la porta. porta. parte, Barboso, vediamo se il Castanovski. la seconda con Barboso. Uno contro uno, scarica Carico. Michela. Ancora, vediamo, ah, non prende la porta. Deve fare semi a sinistra, molto accentuato perché è una destra e a quel punto lì non prende la porta. Quindi direi che dall'ala destra abbiamo avuto 4-5 occasioni, ma abbiamo preso un solo rigore. La panchina d'Eccellini si sta preparando con il numero 13 Sofia Rodriguez, l'Argentina, mentre anche per il Cassano vediamo scaldarsi Boggi e Macchi dietro le rispettive panchine. Pronte ad entrare. Vediamo quando i due coach decideranno di mettere in campo Forza Eh, si era capito eh, che voleva sì. servire il pivot. Poi recupera palla ma c'è anche un fallo quindi si riprenderà con 9 metri. Non ho capito dove è stato il fallo perché... Probabilmente eh... hanno trattenuto il più, quindi il Pio è già tanto ah, sì, anticipato. Certo, ma perché sì. c'era una trattenuta su Barresi? Attenzione perché gira palla velocemente. Guevarrua, tiro ho forse anche deviato perché deviato, abbiamo visto Nila con deviato, un gesto stato... di stizza. Però... È stato molto, proprio è andato dall'altra parte molto lento. Sì. però no. non ho sentito la botta. Eh no, ma era un tiro già non, non, non fortissimo. Quindi il tocco c'è stato, ha spiazzato Nila. Ma ovviamente va referto al numero 8 del Padova. Assolutamente 6 a 4. C'è Barboso che posiziona Montoli, la vuole di lì, la vuole che parta di lì. Eccolo qua, adesso Barboso a destra, Michelina a centro, e Ferrazzi scarica, cambio in modo, riparte Ferrazzi, viene subito contratta, riesce a liberarsi, brava, brava, si è svincolata perché ovviamente anche il difensore del Padova è andato là per fermarla, ma forse ha trovato un tram. E quindi 6 a 4. Vediamo un attimino, molto profonda difesa. Infatti, Michela deve andare quasi in centrocampo. Ferrazzi c'è spazio. Mi sembrava che Fermata fosse. Fermate in maniera. Esatto, era, sì, ma era già, eh, già. In, um, di fianco al difensore del Padova. Vediamo, Barboso. Panion e segna. Eh, tiro angolatissimo. Fil di palo. Poi tentativo di ripartenza veloce, ma non riesce a raccogliere 19. la palla Menighini quindi cambio in cabina di regia fuori quella 13, che comunque c'era piaciuta in questi terzi. primi molto, dieci minuti però vivace, ha bisogno di carica, il fiato serve molto bene Terzini. E dentro il numero 27, gioco. come abbiamo detto, no scusate, 13. numero 13, Sofia Rodriguez. Quindi sull'asse centrale abbiamo centrale pivot argentina, si affida Sud America, coach uh, Sadi, Bevelin. Che va a rua, gira palla, risale Menighini, ah, brava dai Montoli, <ride> dai. Eh, la brava, è, è tornata l'ala, brava, 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 brava la, Sara, la, brava la destra Sara. del Cassano ha seguito tutti i movimenti sinistra-destra e gli ha fatto fare un tiro scordinato e diciamo di prima intenzione. È entrato, è entrato nuovo pivot. Sì, abbiamo Cassano. Asia Macchi per il Cassano, posizione di pivot. Dicevamo tiro disturbato da sì. parte di Carel Gioca perché non trova lo specchio della porta. Sei. Il capitano Padova 6 Cassano 5. Andiamo Nuovo anche oggi al posto di Ferrazzi. Panino subito, eh, subito! E viene subito presenta, parata. Neutralizza ancora una volta Martina Brock. Mi ricordo il 5 su 5 di Dievo Brogi contro la Tusce, ce l'ho ancora negli occhi. Adesso. Bello, bravissimo! Grande movimento tecnico del terzino destro del Padova. Va che va Barboso, ne lascia posizionare e va subito. Bella l'azione su del Padova pochi istanti bella, fa, bella, concretizzata pallet, da Vanessa Gioca. Bella azione in velocità. È passato come in treno tra seconda e terza, tanto spazio, poi ha guardato il portiere che usciva a pelle dorso, braccio dolce, lascia il pallone che si insacca con un pallonetto fantastico. 7-5. Che sanno sempre di inseguire, mai stato in vantaggio in questa partita. Mm, sì, esatto. Barboso la vede ah, ah brutto passaggio sì, di un Michela passaggio, un po' sì. basso Nella la maniera di tempo, passare pa pa Sara da abbassare palloni rimbalzati attenzione ripartenza seconda fase brava brava, brava 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 ferma tempo in giusto, velocità tempo giusto non farla partire tenerla lì È però il, Padova, la, il pallone del più tre sì del più tre attenzione non bisogna far scappare via i Cellini mm tira palla Rodriguez brava molto brava a liberare la sua ala con la nostra ala che va via come da schema si fa si va a minaccia diciamo a contrastare il terzo cioè il penultimo a sinistra e si lascia sguarnita l'ala la Ancora giocatrice Bertolino del su, la vede la e si dà un angolo pazzesco all'ala che però non ha Soluzione, esce Pivot, scarica. Brogi scarica su Michela, cambio direzione, non c'è. Vede l'ala, bellissimo perché l'ultima del Padova non vede la palla che gli spassa di fianco l'orecchio. Eh, neanche tira sulle braccia. Prima la rete possibile. per Alessia Zizzo, credo che sia la prima in assoluto in Serie A per Alessia. Mm. quantomeno meno qua al palazzetto non mi ricordo, forse qualche volta in trasferta, ma... È stata convocata qualche volta, ma ah, no, aveva segnato. No, no. una partita recente, quindi non è la prima rete in assoluto, però, sicuramente, prima rete di questo match, bellissimo. Azzo Non so se è stata Michelina a passarlo, ma ha fintato, vedeva, è uscita l'anticipo allora, del eh, primo, sul bossino le... dolce, ma al di fianco all'orecchio del difensore. Adesso Brogi prova, non riesce a scaricare, sì, c'è Barbosu, va, va, bravissima, Barbosu, fantastica, cambio di direzione, ruota su se stessa, non la vedono più, braccio destro, lo allarga e con una girella fantastica riesce a, a girare il portiere e depositare sul secondo palo, molto, molto bello, due gesti tecnici fantastici, uno del giocatrice Padova e uno del Cassano, bello, bello, bello. Cassano non molla, ci crede, è ritornato pareggio, ha la possibilità di andare in vantaggio la prima volta. Ah, Michelina non riesce a tenerla. Sbracciata del terzino sinistro del Padova che infila il primo palo. Eh sì, è Guevarrua se viene lasciata sola. Sì, esatto, da, da quella distanza. Eh, beh, ho visto una eh? light se non mi sbaglio. Che è, è il numero 27, sì. Va. sì. Cambio al terzino adesso per Coccinelli, dentro Giulia Laita, riposo per Michela Cobianchi. Eccolo qua. Pivot fa finta, riscarica. Oggi. Eva, Barbosu, eh. eh, non riesce a servire il pivot, brava a sinistra a non liberarsi. Era, non era facile, Sì, era, era molto vicina, quindi lo scarico non era... Dei più, dei più facili attenzione a contropiede con la tiene, la tiene palla. Ha Flone, un... eh, non ha dato fallo ha molto no bravo look, ma non è, è la Mi stessa light terza. che se non sbaglio a chi lo dà? Al pivot che vede il passaggio va in diagonale, deposita in porta 8 pari, bene Cassano Asia Macchi in rete ma lanciata molto bene dalla giocatrice del Cassano Barboso effettuato il lancio si quindi Barboso che... sta dando Grande contributo alla sua squadra con assist determinanti e anche bellissimi gol. Sempre parità. Ora Rodriguez piazza, giocatrice, chiama schema e poi vediamo l'evolversi della, della situazione di gioco. Esce il pivot, gira palla con Jocap. Brava, 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 brava! Cal... È stata molto brava. La Light che è andata a anticipare sul suo terzino, che ha dovuto scaricare in qualche maniera. Ha tentato Rodriguez bel, un be... passaggio volante. Ma c'è il timing, bel timing. Su Beveline, quindi si riprende sì, con 9 metri, ah, se l'è persa, persa. persa ha rubato il tempo a Giulia Light. E sì. Quindi gol Rodriguez. Avete visto praticamente cambio di direzione, messo giù a sinistro e poi è andata alla destra, poi palla dolce sulla. Sull'attaccatura dei gari ah, esce. Serv... Oh, attenzione, questo qua è... aveva preso la palla questi due minuti e forse anche rigore direi. C'è la prima sanzione a... del, del match, quindi due minuti a carico di Michele. so, due metri? Due no. metri, sì, perché era sulla ricezione non, non aveva ancora sì, avuto la ricezione di... <ride> Era lei davanti, praticamente al portiere, l'altra gli era di fianco, l'ha cinturata e tirata giù. Comunque va no, bene, no, ci parla non il. Non era troppo... ancora riuscita a caricarsi per sì, il sì, tiro sì, quindi... perché è stata buttata a terra. Quindi 9 a 8, caro Davidino. Abbiamo detto partita piacevole, sì, squadre che si sono affrontate fin dal primo istante sì. senza troppi pensieri. Non, abbiamo detto non c'è situazione di classifica che può variare con il risultato di questa partita, c'è cioè solo un discorso per di... la vittoria esatto il... fuga per la vittoria e quindi Padova 9 Cassano 8 23.05 meno di 7 minuti alla fine time out Cassano che ci vuole parlare su su questo attacco abbiamo sì 23.05 quindi quello che c'è sul tele te sì, non sappiamo se Onelli aveva già intenzione di chiamare il tema alto però la concomitanza con i due minuti a carico dell'avversario probabilmente vuole chiamare dalla panchina di qualcosa gioco. di particolare Vedo per un la numerica. Di un, numero 46 Luca sì Lisa Poiti cambio in regia qualche attimo di riposo anche per uh, Bianca Barboso quindi mm. praticamente è cambiato No, non completamente, però è diciamo, rimasta in campo solo Zanellini del set iniziale, sì. oltre ovviamente a Nila Bertolino. Mm -mm. Per il resto, turnover. Bravo. Eh, Lisa uè, Ponti un, si presenta secondi. così. Si presenta Panino, in cambio con Barboso in difesa. Esatto, Luca. Sì. Vuole tenere alta la... Sì, la capacità difensiva. Lisa Ponti ha preso Quindi la palla. Bianca, riposo parziale. Esatto. Elisa Ponti schema 12, ciappa la e tira, subito messo eh sì, in atto. è entrata dentro dopo il temato quindi probabilmente non hanno preso le misure, poi c'era anche inferiorità numerica per Riccellini quindi ne ha approfittato prontamente Elisa Ponti, Ora... vedi un 5-1 addirittura, guarda com'è profonda, attenzione che però Beveni scappa via e deve usare tutto il mestiere che ha sì. Sara Zanellini, anche disturbare, perché è piccolina, c'è un certo mismatch anche perché Bevelin se prende velocità, poi diventa ingestibile. Da Sara, eccola qua. Ancora uno eh, contro uno, scarica Gioca. Eh, sì, eh. Brava inferiorità, giocano bene. Padova 19. Prima rete per il capitano Caret Gioca, che questa volta dall'ala non si fa sorprendere. Danila, ma con un mezzo palonetto eh, la supera. Non so se era un po' per però il concetto dell'ala ah. che va. E che mi va e non prende la porta, ah, Eva. Se si guarda guardata mano, de mano destra, il fatto che anche Lara la vada ad anticipare anche quando c'è inferiorità numerica, direi di no. Non è corretto. Che vai sul terzino. Sì, e Castano che ha scelto una difesa profonda eh, sulla sua eh, sì. numerica e quindi eh, eh, è, è saltato qualche meccanismo. Eh, capito, ne ha approfittato. Non, non fa, gioca. In, in inferiorità numerica, a eh. ah, scarico, va che mi va. Dai, poi... Dalla, dalla quella palla su che va la Barbosu. Che mi vede chi il pivota? La Barbosu, me l'ha visto. Ma quelle del Padova, cosa stavano facendo? Eh. Era mezz'ora che erano in difesa. Perso palla in attacco, <ride> passaggi di Rodriguez completamente fuori misura su Guevarrua, e poi distrazione anche sul contropiede. Non c'è stata copertura, ne ha approfittato ancora una volta. Bianca Barbosu che vede Asia la seconda volta consecutiva contropiede sì. servita e Cassano che guanta nuovamente il pareggio e costringe soprattutto Adebaram Saidi a chiamare il suo timeout perché la sua squadra, dopo un ottimo avvio di partita, ora sta un po' scendendo di intensità. Sì, sì, anche Cassano sta sfruttando. Sì, diciamo la, il metodo difensivo lo sta un po' perdendo, l'assiduità, la, l'intensità. E quindi ovviamente Cassano ha più gioco anche per i contropiedi, per gli intercetti e per gli errori dell'avversario. Cassano ha cambiato quasi tutto il suo sì. starting serve, mentre per Cellini-Padova fino adesso solo il cambio in regia. Rodrigo di Posto di Piera, e quindi probabilmente c'è stato un calo fisico che ora prova a interrompere. Coach Saidi dentro. Vediamo con numero 20 no, cioè non vedo e anche con numero che... 26. 26 sì, ma 26 pivot. No, ma si... 20 sì, 20. Adesso abbiamo visto. Quindi abbiamo con uh, numero 26, posizioni di pivot Sara Rubi, e, e in posizione di centrale con numero 20 no, La il... a Sinistra. La nuova entrata. Ah, lui. si è spostata Bevelin sì, in centro, centro e la centro. sorella Serena occupa la posizione di terzino a sinistra. Quindi Serena e Guevarrua. Poi chiaramente in attacco le due giocatrici si possono intercambiare no. tranquillamente. Doppio pivot? No, no. Guardate l'Aita come va a disturbare. Che stanno alza un po' la difesa. Attenzione sempre. Eh, eh, si presenta segnali. anche lei. Ponti via, numero 20. Serena Grevarrua trova il Varco e porta nuovamente in avanti Padova. Cassano deve sempre inseguire. va riuscito. che va, va che va la Eva e cambia di Sblocca anche Eva. Poi attenzione alla rimessa veloce. Ecco, palleggio da tiene Laita, brava, bravo, e poi la stessa da, da Eva. Metri, tornando molto brava, molto brava. Velocemente usare, in difesa. Usare le mani bene il corpo perché poteva rischiare il rigore. Molto brava a segnare, ma era già lì. Esatto, era già questo lì. Questo è importante. L'autrice del gol è stata la prima a tornare in difesa. Questo è un segnale. Sì. Importante, vuol dire che la ragazza è concentrata. Poi Persa perde palla, palla, la recupera Laita. Laita e si, eh, aspettava si un rimbalzo. Eh sì, ma guardava più infinito. Gli arriva da dietro un treno e gli ruba il rimbalzo. Mi ricorda Facchetti contro Bressanone, un numerello di questo tipo. hanno? Anno. Non ti saprei dire, penso 81-82, ma c'era un giocatore. Eccolo lì oh. perde la palla, la riprende la giocatrice del Cassiano. No, la tira su da terra, e, e ancora quel... sì, serena, Si addormenta. Pensava che recuperasse la palla da terra, invece non è andata a coprire il difensore. L'attaccante la, la del Padova era i piedi sui 6 metri. Gli è arrivata lì la palla, è tutto. Ci fermiamo. 27 Luca. Due minuti, anzi tre minuti scarsi al termine. Sì. Cassano ancora una volta deve inseguire. Non riesce a mettere avanti, sarebbe importante. Oh, 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 no, lascia palla, La recupera Laita. Ma noto dei passaggi che non, non mi piacciono. Monti va, doppio pivot. con l'ala che ha, scarica. Va a tirare fuori però, tiro schiacciato sì. che però tocca Brock. Sì, riparte Cellini. Sempre possibilità velocità. due più 2 Attenzione. Oh, e che manone ci una che ci ha messo Nila. Ancora su Bevelin. Che va a rua. Che arrivava a manetta, proprio le di Cassano non sono riuscite a chiudere bene. Cambio, sì è libera. Dalla prima e uh. ha buttato via la palla. E qualcuno ormai prende la cosa che quando c'è il contatto, molli la palla, no, c'è il contatto, vedi si ti fischia, ma la palla non la butti via con, guardando il tuo portiere. La palla si tiene, lo scarico deve essere almeno. Preciso, cioè devo tirarlo sì, verso l'alto. Qualche Lava. errorino da ambo i lati sì, su sì, questo sì. finale. Più o meno è la stessa cosa da questa parte. Prima, siamo al ventottesimo minuto, quindi ci sta un po' di stanchezza. Sì. Ah, se l'è persa, brava ancora. E poi portiere. non trova lo specchio. Lo uno contro uno. Cercava non lo secondo. non ah, l'ha ottenuto, ma poi... però ha distratto l'attaccante del Padova che ha tirato sul portiere. Cambia, sì, sì, stavolta riesce. Cambia direzione a destra. Attenzione, rimessa veloce. Ah. E poi però commette inflazione proprio sul tentativo di rimessa, quindi ceduta a palla. E palla persa dal Padova. Che sono perché per la prima volta, un minuto dalla fine, eh sì. del primo tempo ha la possibilità di andare in vantaggio. Potrebbe chiudere il primo tempo. Attenzione, con questo spirato più uno. Rincorso per tutti i 21 yes. minuti. Anche se poi probabilmente ci sarà spazio anche per un, un ulteriore possesso palla per i Cellini, 13 ponti, Eva cambio direzione ancora parata a rigore. Grande Eva cambio direzione a destra. Non ho ancora capito. Difensore eh sì, della, poi, del padre sul disturbo al tiro. Fa sì che la traiettoria del pallone vada a sbattere proprio contro il Brock che però. È in grado di riprendersi e sarà proprio lei a rimanere tra i pali per opporsi al tiro dei 7 metri di Giulia Gozzi. Fin, due finte. Panion e Sena. Ecco la prima volta, 13-12. Prima volta Cassano. Ora Padova 30 secondi per impattare nuovamente il match prima del meritato riposo. Yes, bella. Abbiamo visto che Light gioca 5-1. Vuole che quel centrale lì stia lontano, stia fuori. Ancora manca 15 secondi alla fine, avrà una possibilità. Oh, eh, ha la palla, recupera a chi la dai. Dalla, 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 fai qualcosa. 15 secondi al termine. Sì, eh, tieni Mai La riesce e si guadagna un altro tiro del centro. Sì, 7 ma metri, però credo. non c'è più tempo. C'è finita. Non ho capito se ha dato 9, 9, 9. E quindi ci sarà un tiro franco, vediamo. Sarà probabilmente forse Eva. Eva o la stessa Laita vediamo. Cioè, la logica vorrebbe Eva, però oh se mi carica Laita, vediamo, se riesce a trovare il balso. Qua me lo deve mettere qua, grazie. Ecco lo viene stoppato, quindi si va a riposo con il Cassano che dopo un lungo inseguimento è riuscito, 13-12 con... Luca, a portarsi avanti quindi 13 Cassano, 12 Padova. partita veloce, divertente noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, anche noi, e ci rivediamo fra poco, ciao! ciao. Oh, eccoci qua ci troviamo a commentare il secondo tempo di questa partitella col Cassano in vantaggio 13-12 sul Padova vantaggio acquisito l'ultimo minuto del primo tempo dopo che il Padova è stato in vantaggio per tutta la partita mai più di uno o due gol abbiamo guardato la differenza questa volta parte Cassano con possesso palla e sarà il numero 10 Montoli che passerà a Barbosu vediamo il ritorno di Ferrazzi a sinistra Michelina con Bianchi a destra e pivot e poi le due ali del Cassano. Possesso palla, quindi possibilità del primo più due del Cassano sul Padova. Molto bene, partita fluida, abbiamo visto delle belle azioni, qualche pallone perso, l'ala che sale, doppio pivot. Ferrazzi va a tirare, viene subito, però recupera palla il Cassano, va a Barbosu, si gioca uno contro uno. 9 metri, si lamenta per uh, la manata in faccia Barboso. Montò il pallone scarica su Michela, riparte Cassano con ancora questa possibilità di uh, aumentare a 2 il vantaggio. Ferrazzi va lunga e tira ma non prende la porta. E quindi c'è la possibilità ora per il Paolo dove di andare al pareggio. Ferrari è tornata, pivoto viene coperta, ok. Ritornato al numero 19 se non sbaglio, scarico è un po' morbido e passaggio, brutto passaggio all'ala, molto fuori posizione. Riparte Cassano Barboso 1 13, Michela. E quindi Cassano ancora per la seconda volta. Possibilità del più 2. Barboso chiama la posizione del suo pivot pivo, dietro Montoli che deve partire da lì. Ecco l'ala che va a fare il secondo pivot. Vuole due pivot spostati mo molto vicini in quella zona dove lei va. Poi andrà a fare minaccia. Va via l'ala. Arriva Ferrazzi, scarica su Barbosu. Gioca l'uno contro uno. Non c'è possibilità di liberare l'ala. Solo adesso che va a tirare. Sorprende molto tutti. Brava. Alessia zizzo. La difesa non la segue. Pensava una. Ah. Ah no, l'attaccante sbaglia da parte posta Bevelin lei si è Zitto, Tutti pensavano. A un'ala che risale che si gira e tira sorprendendo tutti. E va sul prima volta Cassano più 2, 14 a 12, Cassano ha messo la freccia ha effettuato il sorpasso Alla fine del primo tempo ed ora prova a scappare. Via. Adesso vediamo se c'è la possibilità più 3. Barboso ci vuole pensare su, detto a Montoli, vai di là. Che adesso arriva L'ala. E arriverà lì, Ferrazza va larga, vediamo taglio della. non c'è, Barboso va lì, scarica, Ferrazzi, Michelina va ancora, non c'è più spazio, va sì, e va Barboso. Viene fallo su Ferrazzi, Barboso scaricato bene, c'era già il numero 17 del Padova in contropiede, era già via. Sì, buono lo scarico di Barboso su Ferrazzi, poi il raddoppio, sì. sul numero 5 Cassano sì. subisce fallo, si riprende con 9 metri. Pesano che ha rimesso in campo l'estate in serata. Che brutto passaggio, riesce qualche modo a salvare la Zanellini. Che... Oh, poi tiro da angolo, troppo chiuso e respinge Brock contropiede per Padova, se la perde, se la perde. Agile, quella lì, e riesce in qualche modo a venire. Vediamo nila. dai, 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 dai nila. Destra, Zanellini, scarica, scarica. Chi c'è, a chi la dà. Wow, deviata sull'incrocio. Zannellini per zizzo, ma miracolo di Martina Brock che si allunga con la mano di, di recupero. Con la e la Deviata sull'incrocio dei pali, bellissimo il passaggio dalla destra di Cassano alla, alla sua compagna che era sui 6 metri, che fa un grande errore perché da lì non si sbaglia. Eh sì. 14 a 12, possibilità di scappare via più 3 esatto. Padova può ridurre le distanze, però Cassano ha messo la testa avanti. Mm. La incrocia con Giocap. Incrocia ah, brava, anche lei. Palla schiacciata sull'angolino basso. Sull'angolino basso in diagonale. Vanessa, incontro Vanessa. Giocap realizza un tredicesimo gol per il Padova. Eh, poi, la contengono Barbosu. Tio di Barbosu ma troppo debole, troppo centrale. Brock, guanta impresa, riparte Barresi, e butta, poi butta via la, la palla, palla ancora fa che mi va Ferrazzi, guarda che va la tua compagna a sinistra, l'ha già vista, l'ha già vista Barbosu, l'ha vista, ennesimo Realizza assist, zitto. ennesimo assist di Barboso che vede a 360 gradi, guarda tutto, ha visto l'ala che si prendeva la posizione, poteva entrare in diagonale, la serve con un passaggio preciso, non c'è nessuno e deposita 50% Barboso, 50% ala del Cassano. In precedenza Barreso ha confermato la regola non scritta che i pivot in contropiede devono correre e non portare la palla. Eh, sicuro. Diciamo scherzando, Quello, no, è così, è così, è così. Pivot deve andare a ricevere la palla. Esatto, ma non sì. Devono... Ecco che va. C'è Montoli che la tiene. Superata, no, la tiene, trappa, la tiene, prova di forza, ma sì, sì. deve contentarsi eh, del 9 ma... metri. Comunque era arrivata al tiro, si. Sì, Montollo la teneva, ma indietreggiava. Invece, doveva riuscire a spingerla. Facile a dirsi da qua, eh, ragazzi. Scarica, bella, vediamo, va a 19, Sì, ancora Mont la Beh, tiene, ma c'è un altro. Brava, eh. bravi, brave. Le giocatrici Cassano che riescono sempre a raddoppiare, tagliando fuori il pivot passivo. Attenzione, passivo per il passivo. era liberata bene Barresi, il pivot, eh, bello il movimento, ma gioca. Non ha fatto il tempo a servirla. Sì, deve, dobbiamo asciugare per falla. terra, vediamo se arriva qualcuno. Ma quindi siamo solo su più due, pensavo sì, che sì. fossimo andati più tre. Barboso ci pensa lei, dice qua non si scivola più. La tiene Ferrazzi, si perde l'ala. Wow, oh, come ha fatto, di... com fatto a metterla lì? Come ha fatto a metterla lì? angolo praticamente morto ma tiro neanche un tiro no, no era una... dolce non era altissimo altissime... Era, altissime... era giusto il che ha era gli giusto ha con... gli ha... morbido l'aiutante traiettoria morbido per superare solo la testa portiere abbiamo visto anche Nila esterefatto perché Infatti, neanche lei ha capito la dinamica capito. del tiro mi però... sono accorto <ride> quando era entrata in rete ho detto oh però... è gol efficace Ferrazzi. certo Michelina Barboso non può si libera, e... palo, ah. che peccato, primo errore della Barboso. È stata grande finora. Grande veramente si va a tenere quello lì. Wow! Poi taglio a pivot questa volta sempre Karej Jog mi ha tagliato, ah, un bellissimo non movimento fa. delle Palla grandi correlazioni. Però con quel caricamento non ha proprio il controllo del tiro tante volte. Tante volte non prende la porta poi sul portiere in uscita questa volta ha anche alzato un po' la traiettoria eh sì è stato là, oltre la traversa perché carica molto dietro la testa quindi non ha possibilità tanto di controllare Montoli, Ferrazzi, Ferrazzi attenzione all'anticipo Barboso, Barboso. Uno non riesce uno, a scaricare la ferma ancora Gioca, e Cassano deve segnare Michelina vediamo eh, non c'è spazio, riparte, risale. Michela ancora scarica Ferrazzi. Riesce ad evitare la prima e va sulle due, ma in mezzo a loro e segna. Cassano sempre più due. Scarica, ma difende bene, brave ragazze. Bella difesa di Cassano. 16-14. Passato già 5 minuti, e non ce ne siamo accorti, Luca. Tanto è terminata Ferrara Mestrino con la vittoria ma, del Ferrante 35-4 per contropiede per e realizza. Ok. Questa volta eccolo qua più +3. Eccolo qua più +3, non è tornata nessuno del Padova, sono rimaste tutte su. Si sono affidate sì. a Martina Bloc che però di miracoli ne ha già fatti abbastanza e questo non è cibo È un bruttissimo segno quando perdi una palla così. Barboso vuole andare ultima sinistra, perde una palla così e non c'è nessuno che torna, ma neanche per la ribattuta o per cose di questo tipo, cioè deve andare in sicurezza. Dicevamo risultati conclusi, quindi Ferrara-Mestrino 34-35, Erice-Mezzocorona 32-31, mentre sono sul 26-23 Teramo e Tuscepatto e 20-17 Cassano ah, Michela, Si fa fregare Michela Esci con spostamento sinistra e l'attaccante del Padova fa un cambio di direzione alla sua sinistra, cioè alla destra. Michela la supera, poi è costretto a far fallo. È andata bene, che non sono neanche due minuti. Tiro da 7 metri, anche Michela ha anticipato, ma è stata fregata. Numero 4, vediamo Nilo. Che numerello che fa sulla finta della prima non ci cade molto brava con quel brava. spostamento di tronco sembrava che tirasse di là invece ha scaricato sul primo palo bellissimo gol 17-15 ultimo parziale che ci mancava Brixen 14 Salerno 11 grande Salerno mica il capoclassifica eh, eh sì, sì, però oggi match Lou Brixen mm. quarta in classifica che sta tentando di risalire per avere vantaggio campo 24 sì, semifinale. Esatto. E quindi sarebbero due punti importantissimi. Questi. Però siamo appena al ventesimo del primo tempo. La storia è ancora lunga. Che primo palo Panion. Che bel gol alla sinistra del Cassano Alessia Zizzo. Molto brava, c'era poco spazio, c'aveva il portiere con sulle mani su quell'incrocio lì, ma lei ci ha tirato ed è entrato. È un po' esatto, spinto Barboso. Chi serve Barboso? Stava già pensando eh, di fare un, un bel impatto, perché siamo sì, sì. un 4 su 5, 80% al tiro. Ma brava, molto brava. E poi in situazioni non facilissimo. Ferrazzi. Possibilità più 4, Luca. Eh, non sì. te lo volevo dire. Eh. A del Barboso, match che ha cambiato diciamo già sul finire del primo tempo sì. con quel calo eh, che visto, minuto siamo andati in vantaggio. Poi sì. Cassano è riuscito a concretizzarlo solo all'ultimo minuto, ma era da 4-5 sì. minuti che abbiamo sì. visto sì, il sì. Cellini un po' più scarico atleticamente. Montoli e va scaricata Barboso direi quinto assist di Barboso o qualcosa del genere. Eh sì, L'anno prossimo, per la grafica, e metteremo che qualcosa sugli assist perché iniziano a essere eh sì, importanti elementi poi. importanti. E poi caratterizzano, diciamo, il peso che un giocatore dà sulla vittoria o su. Sulla, sulla tenuta del punteggio, e 19-15. Questo parziale in avvio di secondo tempo, Abdel Adam Sadi è costretto a chiamare subito il suo secondo time out perché vede Cassano scappar via, più 4. Eh sì, eh sì. quindi deve metterci una pezza prima che le cose diventi irreparabili. Lo sentiamo qua dare indicazioni con calma e lucidità, però tutte le giocatrici sedute sembrano un po' affaticate, diciamo Cassano ha gestito sì, un po' più, di più, più rotazioni, più cambi, invece sì, per sì. Cellini, solo un cambio in regia tra Pela e Rodriguez e poi qualche minuto in campo per Serena e Guevarrua che eh, ha comunque dato il suo perché andiamo a riprendere il dato ma abbiamo un 2 su 3 al tiro quindi due gol importanti proprio nel momento più, più critico per il padre quindi è stata una presenza in campo importante però dicevamo meno rotazioni per Cellini e alla mm -hmm. lunga un po' di stanchezza sta alzando il numero delle palle perse poi c'è una bella distribuzione di gol Cassano Barboso 5 Ziso 4 Diciamo abbiamo poi proprio l'elemento delle palle perse: abbiamo 8 per il Cassano e 15 per i Cellini. Proprio qui sta tutta la rigore. differenza. Ora bella combinazione con proprio Rodriguez, che è stato rimandato in campo in questa fase. Va a conquistarsi il tiro di il, dei 7 con il metri. numero 49 del Cassano, che spinge senza mettersi lì bene, nella posizione di chiusura. Alessia Zizzo adesso prova la carta e cambia portiere quindi Alice Milan tenterà di opporsi a Carell gioca finta Bravo, eh, c'è andata c'è brava tiro secco e preciso da parte ancora una volta di Carella. due su due dai 7 metri c'è andata brava 19 Cassano 16 Padova Rigori fino a questo momento precisi perché 2 su 2 per Carreggio per e per Cellini e 1 su 1 sia per Cobianchi che per Gozzi per il Cassano quindi due rigori concessi e trasformati da entrambe le formazioni Michelina Ferrazzi, Barbosu va, un po' più penetrante Croccia con Ferrazzi, scarico su tizio che può farci risalire ancora Ferrazzi, uno contro uno, Barbosu va Bravo, a Barbosu. 9 metri 11 Grande. minuti al secondo tempo sono andati via. Grande impatto su questa partita direi Barboso, 5 gol e 5 assist. Mi va Ferrazzi? Ah. Non lo vede, non prende la porta, il portiere non c'era lì, no, esatto, non c'era andato perché Barboso aveva fatto un bello scambio, era andata a pivot, scaricando indietro arrivava Ferrazzi a Rimorchio, eh, se l'è persa eh, eh, e fa la prova che prova. Va sulla base del palo, salvato da Apex. È andata bene poi il lancio deviato, però rimane possesso parla Cassano. Barboso, attenzione che arriva. Gioca para... Va il tiro. Barboso dai Barboso. Torna Barboso. Ha fatto, fatto il fallo da dietro. Dai, dai, succede. L'arbitro era vicino, visto bene. Su su, brava Barboso. Dai, voleva lei andare all'ultima, si la prende con gli arbitri e dire: non me preso da dietro. Eh, comunque dai forza. L'arbitro lì ha valutato e quindi Stone in difesa. Michelina tira sulle braccia per dire tenere pivot. Ah, se la son persa. Se la son persa. Ma lì la prende il pivot. Barboso chiama. Rimorchio Ferrassi, deve scaricare prima. Prima. Perché dopo è troppo tardi, Barboso prova ancora, possibilità ancora più 4 per il Cassano. 19-16 adesso, 12 50. Primo, secondo tempo. Gira palla Barboso, ora un attimo di respiro. si sta scaldando il secondo portiere della sì. Padova. Ah, Tentativo palo. di scarico al Pietro, ma è stata disturbata. Gloria, sì, quindi 9 ha, metri. Non ha potuto usare le mani perché era tenuta Barboso e Sondra lì. Barboso è lì, Ferrassi. ancora eh, scarica ah, per Cobbian. Eh, eh, doveva scaricare l'ala, ma 9 metri. Non lo sempre mai. È molto semplice, ma aveva mm. due o tre braccia degli avversari addosso. Quindi non è riuscita a lasciare palla Zanellini. 9 mm. metri, ancora nuovamente si riprende il gioco. Michela Barboso, arriva Montoli. Bordeaux, Fuori fa spazio, no. il secondo palo. Attenzione, non ho capito Però se è stata impattata o che cosa, perché mi è sembrato una. Un colpo tiro che è uscito a fil di palo, ma c'è stato ancora una volta il disturbo su sì, Bianchi perché si prenderà con un nome meno. Ha guardato dove era il portiere quindi ha tirato, incrociato. Non, non ha potuto difendersi o proteggersi dall'impatto. Dall Michela arriva Ferrazzi, eh, fasi di stanza. Siamo... Eccolo qua passivo. Immaginavo certo. Ferrazzi scarica. Eh, eh, Roma, la dà in, in mano Barbosu. La segue. Brava Barbosu. Brava che la tiene. Molto brava la giocatrice. È rientrata del nel frattempo. Serena e Guevarrua È proprio lei. Realizzato. Numero che, 20, in situazione di equilibrio precario. Spinta caricata. È riuscita a tirare in porta proprio sotto i fianchi della portiera del Cassano. 19-17. Parziale 2-0. Dimezzato lo svantaggio. Eh sì, Padova. È entrato Eva a sinistra, è anche cambiato il centrale Cassano, c'era un certo cenno di stanchezza, cambio delle linee in stile occhi per Kirchhoff, sì. Malzev e Karlamov ecco che mi va Eva, cambio direzione, la dà a Montoli a Montoli che segna, grande Eva, 20-17 sembra tutto semplice ma non è così Per il, il Cellini abbiamo Pela spostata all'ala dopo l'ultimo time out quindi Bevelin in posizione centrale e Serene Guevarrua a terzino sinistro, questo è un nuovo sviluppo tattico. Brava! Ora fuori, Carreg gioca male. Carreg gioca vai, dai, carica, no, brava, e va, vai. C'è la Montoli libera, ciao. Eh, ciao, hai secondo, perso il controllo. Ciao! Ha preso controllo palla Eva, più controllo. Partenza seconda fase sì. complicata, poi eh. quasi palla persa, fortuna c'è stato un fallo. fallo su di lei. Palla riuscita a scaricare sulla centrale Cassano. Lisa Ponti che adesso chiama lo schema. Valala. Numero 49 lì. Cambio di direzione e gol! Eh, ancora una volta Zizzo sceglie bene il tempo, sorprende tutti, portiere compreso, attenzione perché Cellini è, è già ripartito dal centrocampo, ma no, non ho sfondamento da parte di Ma che, va, va che mi va, va? che mi va? La presa, la presa. Cos'è? Ha pestato la riga? L'arbitro fa segno che uscita, quindi nulla sì. di fatto. è era possibilità poi, più 5 Luca. Lancio troppo largo eh, per eh, Gobianchi che correva sul filo dell'auto mm. Cambio portiere della Padova. Po Complessa da ambedue le parti, quindi qualche pallone lasciato per strada. Nel frattempo, con il numero 22, difenderà i pali del Cellini, Sonia e Nabulele, ma Zizzo Alessia, io non la conosco tanta. Cos'è? Una giovincella? No, una giocatrice che è arrivata quest'anno da, ecco. dal fondi. Bene, allora devo dire che Cassano ha fatto un bel acquisto. È giocato quasi, cioè, praticamente tutto il campionato del 2 femminile, qualche presenza anche in a 1 Montoli, tutto, ragazza Under 17 quindi fondamentale sia per la 17 che per l'andamento. Era già 20. andata via, adesso. era già oltre, oltre il metacampo. Vediamo Pensavo come è sotto passivo, come sopra. Prof... Prova da fuori Grande. Rodriguez, dai dai dai, 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 dai. Si, dai. si, sì, sì. Montari eh, Montoli... prende quella palla lì, dai, monti, lascia sfilare la palla e la stessa eh, diventa irraggiungibile. E la contessa non voleva scomporsi nell'indumento, nell nel trucco allora. Hai visto l'andatura che non era. Era sempre nobile, aveva paura di scomporre l'equilibrio. Montoli deve essere sempre perfetta in qualsiasi occasione. La sua accelerazione è sempre all'80%. È... Eccoci qua. Va a cambio direzione, non riesce bene Cassano, la tiene lì. Supera. rigore Rigori guadagno 7 metri. Molto bravo, ma che dinamicità che è quella ragazza lì. Un po' più è lei. Una... Eh beh, Insomma, stiamo parlando di careggio, ma non po' più. Porca <ride> vacca <ride> c'ha una cambio, cioè riesce a superare il difensore, puoi muovere il tronco in una maniera fantastica, il braccio, finta, e segna 21-18, riparte Cassano 17, deve tenere le avversarie a distanza perché non è mai detto. Abbiamo Lisa Ponti che controlla. Mi viene Michelina. Mi scarica su Eva. cambio direzione. Adesso su Michela. Questi scarichi non mi piacciono neanche per niente. Ponti, Michela. Adesso è là. Riparte, va fuori. Libera l'ala, ma. Non c'è spazio. No. Chiude bene la difesa del di Cellini. Bianchi prova a scaricare Non riesce a scaricare. Perché tentato, non, nessuno non è, venuto è venuto neanche rimorchio. Perché doveva venire qualcuno a rimorchio. Doppio pivot. Ha chiamato Lisa, scarica su Michela. Da che adesso va a tirare. Prova il Marco Sciacallona di una Michela. Non sembrava, ma carica eh, a destra. Ma un movimento di, di Zizzo col taglio a... assolutamente un, un attimo. Ha scombussulato la di, di, difesa. Esatto, difesa non organizzata per qualche istante. Ne ha un po' approfittato prontamente con Bianchi. Wow, ci va! L impatto, attenzione! Attenzione, attenzione che c'è stato un impatto. Cosa dice l'arbitro adesso? perché la palla era in possesso del Padova sì, ma l'ha lasciata andare no, però c'era anche fallo su si è affischiato che... sì, il fallo va bene si è il fallo palla a favore del Padova 22 -18. per essere corretti corretti bisogna sì. ripartire con un 9 metri nella posizione di Vanessa di lancio, Gioca. Cioè, cioè. perché poi il lancio è stato disturbato l'aveva preso Iguivarrua ma poi scontro tra giocatrici ha lasciato la mm. palla a terra quindi direi Infatti, vantaggio non concretizzato la giocatrice per... del Cassiano è rimbalzata però l'altro ha perso la palla. Succede. Speriamo che non sia successo niente alla ragazza del Padova che sia solo un piccolo. Un, che altro urto, un danno accidentale a breve. Sembra, non sembra aver capito. La mano. Sì, sì, mano destra, mi distorsione sembra distorsione. Sì, anche perché ho le dita so o prendi male esatto, la messo, ma vedi, infatti. Ah no, mano sinistra, scusate, mette qualche dita. O qualcosa nel maglietto nel corpo della. Infatti non è molto contenta con la mano destra. Continua a dire ai. Ce, la fa, ce la fa, o torna in panchina? non torna in panchina. Sì, ma momentaneamente in panchina bevelin e che va rua. Sostitu la sorella ah. Serena è entrata al numero 13. Se non sbaglio, non so se era stato un cambio. Comunque Cassano 22, Padova 18. Cassano sì. sta gestendo bene anche perché hanno aumentato un po' gli errori le giocatrici del Padova senza che poi fossero un po' gratuiti però la difesa del Cassano direi che è sempre mediamente intensa ma è calata l'intensità delle giocatrici della, del Padova rispetto a come era iniziata roster un po' variato per sì. Cellini qui vediamo Serena Guevarrua, centrale Rodriguez, terzino destro con numero 3 è entrata la sorella, la terza sorella gioca, a dire Ivana. Brava! E poi, eh, brava! Vela dalla sinistra, ma ancora una volta. Si oppone sì. Nila Bertolino, Certo. poi Lisa Ponti decide di rallentare. Siamo eh su sì, più 4, eh. non c'è urgenza di spingere. Assolutamente adesso c'è la possibilità di situazione netta. più 5, attacco lungo. Ma eh. che manca 10 minuti alla fine? Il Padova fa tempo rientrare. Però se Cassano tiene. 100% un attacco, attacco lungo, vediamo, scarica, e eh, non riesce, dai, su, su, su ragazzi, su, dai, ripartiamo, ripartiamo, su questo movimento. Che mi va, Elisa Ponti, scarica ecco è andata l'avversario perde palla, riparte che va a rua, poi la prende, la prende Borgesi. brava la brava Eva. Bertolino va a fare la diagonale giusta giusto per disturbare l'attaccante che con la manone destra del portiere del Cassano si mette a intercettare in maniera perfetta quel tiro grande, grande doppio pivot no, va a centrale numero 3 è stata la sua centrale che l'ha voluta Mandare. Scarico, deve ripartire. Bravo il Cassano che esce. Molto bene il Cassano. Si distribuisce bene tra pivot e attaccanti. Fa tutto. Vediamo. Ritorna fuori 9 metri. Diciamo che ancora nulla di costruttivo per cambia. Ah, bellissimo lo scarico. Pivot di rigore. Ma che parata che mi ha fatto il portiere del Cassano. Ancora una volta Nila si oppone, però su Barresi c'era scarico. Netto, scarico. quindi tiro da 7 metri, ancora una volta sarà... Che servizio centrale, gioca. Che servizio... Per la legge dei grandi numeri... Mi fai gufi? Non lo è. La legge dei grandi numeri dice che man mano che si alza il numero di tiri realizzati è più facile che il successivo sia un errore, no? Mm. Semplicemente questo. Non un una cattiveria gratuita. No, era un'espressione <ride> di una legge che dice semplicemente per un calcolo statistico, man mano che si realizzano i gol, il successivo è sempre più facile che sia l'errore. Ecco che mi va. Zizzo, cambio di direzione. Un po' di fa. Mi è entrata una bella laita alla destra. Terzino adesso, per ora, poi vediamo se... Cambierà di posizione. Ponti. e libero Marco per essere vivo viene fermato Co, come si è inserita bene in quello spazio che gli ha creato, ma anche ah, mi vado più pivo. Della cosa adesso gli dà una wow, che, eh, che la viene... prende lei. La prende Eva, no. rimane a eh, terra attenzione. Barresi sul tiro di Zizzo. è Andata a stoppare per le giudicatrici si sono scontrate. Per ora alla peggio, per il momento giocatrice, giocatrice dell'Argentina. Del però sembra nulla di grave. Si chiarisce con uh, Alessia Zizzo. Però sembra in grado di poter uh, continuare il match. Sì, da, da ultima era sul... andata a finire lì Luca. È da ultima a sinistra, ovviamente sulla conclusione del tiro. è arrivata a coprire il volto di sì. Barresi che però riesce a riprendere il gioco. Questo ci fa piacere, chiaramente. Zizzo ancora, Zanellini risale. Laita! Attento ah, a più appoggio. Ma non trova lo specchio della porta. Ha cercato di sorprendere tutti tirando velocemente. Ma ha chiuso troppo l'arco del 4 22 18. Gioca. Brava, brava, brava. Mi piace Zizzo come fa così. Tiene le braccia, non li fa muovere. Prende, fa, diciamo, fa il clinch giusto sull'attaccante. Brava, brava usa le mani bene, non fa il fallo grave, interrompe la sequenza di gioco, guardate come fa numero 4, avete visto dove è andato? Eh beh, avete visto dove volta... è andato? Si era capito che prendendo quel passo lì le prendeva l'abbrivio e poi con quell'agilità che ha si girate eh, attorno al tronco e ha fatto un bellissimo gol. Molto. Una volta bello. Che gioca pa... Sfruttami... Quanti gol ha fatto Luca? Allora ne ha fatti 6, di cui 3 da 7 metri, quindi 3 dalla sua posizione di ala. Mm -mm. Dopo un paio di errori all'inizio, mm. infatti ha 10 tiri effettuati, poi ha preso le misure. Soprattutto ha fatto valere la sua fisicità anche dall'ala sinistra. Lisa Ponti wow, trova il barco grande non pivot si... grande sciacalla di una Montoli che mi fa la diagonale giusta porta via tutto e si apre un quartiere nel centro dell'area saltano le collaborazioni si eh. perdono il pivot e poi vanno anzi vanno in due sul pivot e eh. ringrazia Lisa Ponti perché aveva tre metri per lato per poter <ride> entrare a piacimento esatto la sciacallona di una Montoli è andata via ridendo <ride> Bene, è stata contrata prima ed era meglio un fallo un po' più eh, decisivo per non far neanche alzare quel braccio, riparte il Padova sotto di 4. Però i minuti che mancano sono sempre meno. Quindi 6 minuti. Wow! Per recuperare. Non può riprendere la palla! Eh no, non può riprendere, si è passata la palla da sola! Mi dispiace, ha, ha palleggiato e poi l'ha ripresa. Non so se l'ha toccata l'ala del Padova. Se magari l'avesse sfiorata, rimetteva in gioco, però. Anche uh -huh. abbiamo visto Nelli chiedere lumi all'arbitro, ma l'arbitro ha fatto segno. Io non ho messo nulla di irregolare, quindi perfetto, gol con alla fine. Perfetto. La palla, in qualche modo, arriva ancora a Carel certo. che realizza. Devo, diciamo che l'arbitro dei 3 mm molto probabilmente ha visto che un tocco della giocatrice di una compagna di squadra del Rep Padova rimesso in gioco chi aveva fatto quel passo lì. Adesso vediamo. Ancora, ancora vai, ancora, vai, vai, vai. sono solo tre reti di vantaggio quindi ancora sì, quanto manca la... così 5 minuti correre. quindi ancora lunga da scrivere ci vuole la storia il di un grande partita. più 4 adesso ci vuole va va ci dà lo sfondo tanto è terminata Teramo Pato con la vittoria del Teramo per 26-24 sfondo, sfondo sfondo grande Eva grande Eva ha venduto pan per focaccio sciacallona, ha usato cervello 25-02 ha detto sfondo di là allora anch'io mi metto qua palla importante Luca 23-20 eh sì. a 20. se facciamo attacco due minuti ne parliamo ha detto attacco due minuti ragazzi ancora due time out Potrebbe giocare grande. Potrebbe la uno in momento Nel perché... momento decisivo, la Montoli si fa sentire. Si lamentano le giocatrici del Padova perché il portiere non gli ha passato un pallone sul centro. del Neanche una volta, sempre fuori perché c'è la possibilità di una seconda fase. Grande Montoli, 4, grande, grande Eva. Grande perché, in un momento importante, quello sfondo ci voleva. Vediamo un attimino. Eh, Beh, pivoci, ha tagliato ah, peccato, in aria ha no. guadagnato, altri... ma guadagnato chi la posizione. È Dove, ma... va? Dove va? Chi è? Peccato, la prende, peccato no. Entrata Giulia Milan sull'ala destra, ha tentato di servirla Bertolino, ma palla un po' in Fa rilanciare il portiere, deve partire da dentro l'area. Eccoci qua, sono 10 secondi molto importanti. 4 alla fine, più 4 Cassano. Persa ancora la palla, ha toccato la riga, mannaggia. Un po' di errori da parte della Sì, dell sì, lunghe ragazze. Ragazze, stiamo calme. Abbiamo almeno un minutino adesso. Su, su, a rischio di passivo più 4. Abbiamo superato Dai. il break even, quindi ci avviciniamo a. Certo. Una chance buona di vittoria, però è ancora lunga. Giochiamo fino in fondo. Laita, Ponti, risale ancora. Laita cerca Poggi, ancora molto attenta la difesa del Padova. Risale Cassano, ce la può essere passivo passivo. Fuori l'aita, ah, ma no. interviene Peccato. Nabulele. Tiro non difficilissimo, però riesce a gestirlo. Si perde. Nel frattempo eh sì, è rientrata eh. Bevelin, e si presenta in campo da par suo. Bel gol, il numero 8 del Padova. 27 più 3 Cassano. Importante fare il gol e fare un attacco almeno di un minuto, ragazze. Scusate l'insistenza. E eh, vediamo Luca. Gira palla Cassano senza fretta, più tre. Ah, oh, 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 Che paura. Troppa calma. Eccola. Eh, palla persa eccola. Attenzione. Eccola. Attenzione eccola. Eccola. la palla persa. Rodriguez Poca gente seconda. che torna Cosa sbaglia Cassano? Cosa sbaglia il Padova? Deve ringraziare Cassano cosa errore, che errore fa il Padova si butta fuori gioco da solo quasi 28, Cassano sanno possibilità di fare un minuto attacco e okay, che quindi con più 3 ci sono le possibilità Laita trova Vai! il barco grande Laita direi che ci ha messo un bella cosa, va tutto attenzione, teniamo questa giocatrice e eh, eh si sì. Eh, va sì. in estreme sacroccia a distanze con uh, Ivana Jokap però due palle perse sulle partite seconde fasi sì, che hanno sì. compromesso. Sì, Ogni sì, assolutamente. Speranza di rimontare. Sempre sì. più tre, però un minuto e mezzo alla fine. Sì, certo. Cassano è chiaro che deve non, non deve perdere. solo gestire due possessi palla Cassano per portare in porta la eh, vittoria. Cos'ho detto? Non deve perdere la palla adesso. Luca. Ha eh, visto il buco, ha eh, preferito ho tirare, però la palla schizza sul palo e poi si perde sul fondo. Ancora... Persa la palla, persa la palla. Eh, sì. Vai Montoli, vai Montoli. Mm. Quanti passi! Poi Va. Giulia Mina si fa neutralizzare bene, okay. il tiro da bene. Enabulele. Finale un po' di, di vuole, stanchezza parla Quindi sul alla calzano. fine Onelli. Capisce che è tempo di buttare giù il cartellino verde, ne ha usati solo due. il Terzo, un po' trovasaro perché siamo già negli ultimi circuiti di gioco. Va bene, ma se sei in vantaggio, va bene che così Luca Però, dopo due palle perse al Cassano e tre dalla, dal, dal Padova, era il caso di fermare il gioco. Cassano ha yes. tre gol di vantaggio, non può permettersi il lusso di sprecare niente. Quindi ci serve calma e lucidità e poi verrà a ridarla Onelli con questi 60 secondi di chiacchiere con le sue ragazze. Calma e gesso, Luca, come si diceva. Va bene, Cassano direi che dopo la rincorsa del primo tempo è riuscito a tenere quel gol di vantaggio, finire 13-12 primo tempo e poi stare sempre davanti. Più sì, uno... Diciamo primo tempo in sofferenza l'inseguimento. Poi una volta messa la testa avanti, il Cassano non si è più fatta riprendere. Poi non è riuscito a scappare via a chiuderla prima, però. L'importante, come diceva qualcuno, è essere a più uno quando la sirena fischierà tre volte. Assolutamente. Abbiamo visto un grande contributo di Barboso, poi è stata cambiata, è stata brava la squadra a riuscire a compensare l'uscita di Barboso e di altre giocatrici con quelle che sono entrate in campo con una buona lucidità. Beh, con Lisa dicevamo... Ponti, con Eva Broggi con Laita ha cambiato bene le linee Bianca è uscita con un 5 su 8 al tiro però come dicevi tu prima meno 5-6 assist mm. per le compagne quindi anche qualcosina di più del, dei fed di numeri del 63% in marcatura per mm. Bianca mm. Mm -hmm. Lisa Ponti ultima azione per Eva Mancano 35 secondi alla fine, riparte il Cassano, Montoli via, passivo, Ah perde la palla ma riprende, deve, fare, deve andare a tirare, deve andare a tirare Light, Brogi vai, no, troppo, finito, passivo, finito, ruba eh. palla, vai Eva che ci va, ancora marcatura per Carreggi, capi, il capitano, 7-8, del... 7 adesso. Credo sia l'ottavo, era 7 prima. 8, 8 gol, persa la palla Cassano. Errore sulla rimessa. Brava Zizzo, la tiene Zizzo, la tiene! 25-23, brava Zizzo! Cassano che si congeda dal proprio pubblico con una bella vittoria 25-23, bella partita frizzante, abbiamo detto senza, senza preoccupazioni. Grande gioia del Cassano, non l'ho vista. Adesso verrà a salutare proprio pubblico, ricordiamo ultima partita tra le mura amiche del, del palazzetto, poi sabato prossimo, ultima fatica che vedrà le nostre ragazze in trasferta a Pontinia. Però per ora salutiamole qua dalla, dal Palazzetto Tacca. Salutiamo anche noi perché era l'ultima partita sì. in diretta, avendo già finito i maschietti settimana scorsa. quindi noi ci congediamo e ci sentiremo la prossima stagione, quindi io incomincio a ringraziare buon Davide Milan alla telecamera, Davide, Davide Bianchi alla regia Secondo tecnica, Davide. il nostro Silvano Leonardo allo scoring, scoring e Luca e Cassio vi salutano dando appuntamento sì. alla prossima con il consueto buona, buona mano a, a, a tutti, ciao! ciao.